dovrebbe succedere, Scusa credo. Massimo, ma ci Poi. chiede di intervenire in studio il Santo Padre per darci aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Oh, mamma mia, questo è Cristian Biondani, il regista. Oddio. Non ho più Lo paura sapevo. perché Mi ero illuso per un buona attimo. mamma. Era uno scherzo, penso ad aprile, ci ha creduto, No, no, quando vedo lei che non credo più a nulla, sono No, adesso. no, no, cioè, beh, era ovviamente uno scherzo, era uno scherzo, ci tenevo a farvi uno scherzo anch'io, visto appunto che è il primo aprile, del resto non è che io già sono un pesce d'aprile della natura, però volevo in qualche modo sottolineare il concesso, il concetto, inoltre gli ospiti di questo programma sono già stati vittime di uno scherzo piuttosto pesante da parte del nostro conduttore, che infatti Locascio, Nori e Stefanelli erano convinti di andare ospiti da Fiorello, invece sono trovati ospiti da Gramellini, uno scherzo davvero di cattivo gusto, ma del resto il nostro conduttore è un burlone, è un noto burlone, pensate che voleva mettere a tutti quanti gli ospiti sullo sgabello un cuscino rumoroso personalizzato di quelli che quando uno si siede si sente la buonasera di Gramellini, ma fortunatamente gliel'abbiamo impedito. Io stesso temo di essere stato vittima di uno scherzo oggi, perché prima in strada ho incontrato una persona, mi ha salutato con una pacca sulla spalla, di quelli incredibile, regge l'urto. Sì, perché c'ho il torcicollo, sta girando di qua, quindi così mi sblocca. Comunque, ho incontrato questa persona, mi ha salutato con una forte pacca sulla spalla e non vorrei mi abbia attaccato qualcosa sulla giacca. Se potete controllare, chiedo anche alla regia, sì, si può fare un dettaglio, no? Ecco, non so se mi è stato attaccato qualcosa. Sì, vabbè, sì, ho riconosciuto anche la scrittura. Come fa ad attaccarsi le cose da solo? No, c'è no, la mano corta. Sono stato vittima, evidentemente, di uno scherzo. Vabbè, comunque, oggi come ogni anno ci sono stati tanti scherzi in Italia e nel mondo. I migliori ve li svelo io con la mia classifica. Ecco. Questa è censura. E poi diciamo di Putin. Vada, questa è censura. Vada, vada. La classifica dei migliori, la classifica della settimana. Prego dalla regia, forza. Allora, classifica della settimana. Dicevamo dedicata ai migliori pesce d'aprile di quest'anno e al terzo posto fra i migliori pesci d'aprile di quest'anno abbiamo il bello scherzetto che il gran giurì di Manhattan ha fatto a Donald Trump incriminandolo per una vicenda che vede coinvolti l'ex presidente degli Stati Uniti e dei fondi elettorali spesi per pagare una porno star, quando si dice un gioco erotico finito male. Ecco, la cosa ironica è che martedì Donald Trump rischia l'arresto, ma stavolta le manette ai polsi non saranno un sex toy. E al secondo posto fra i migliori pesce d'aprile di quest'anno abbiamo quello che la Commissione europea ha fatto a Raffaele Fitto, il ministro del governo Meloni, incaricato di gestire il PNRR, che però è così in ritardo nell'attuazione del piano che la Corte dei Conti questa settimana ha certificato che l'Italia rischia di perdere miliardi di euro. E allora oggi Ursula von der Leyen che cosa ha fatto? Ha telefonato a Fitto e gli ha detto: sai chi ti saluta tantissimo? Mario Draghi. E al primo posto il miglior pesce d'aprile 2023 è quello del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ieri ha detto che l'attacco partigiano in via Rasella nel 44 non fu contro un battaglione nazista ma contro un complesso di pensionati e fu una pagina ingloriosa. Ma l'ha detto per scherzo, ma là ovviamente era un pesce d'aprile, figuriamoci se la seconda carica dello Stato in un paese antifascista può dire sul serio una cosa del genere. La Russa scherzava e voi ci siete cascati come in una fossa comune. E prima di salutarci, questa settimana ci sono stati celebrati anche i 100 anni dell'aeronautica, vediamo come. Giorgia Meloni, Giorgia Meloni. È tornato qua. Ecco. È tornato qua. E qui avete visto alle celebrazioni dell'aeronautica. Ha partecipato anche il premier Meloni, accolta da un gruppo festante e di bambini che sventolavano il tricolore. Più che il centenario dell'aeronautica, sembrava il centenario dell'Istituto Luce. Vabbè, ecco, non tutti l'hanno fatto tutti. L'hanno fatto tutti. Ma ogni anno, infatti, si festeggia l'anniversario dell'Istituto Luce. Comunque, non tutti sanno, attenzione però, che l'aeronautica ha invitato anche Massimo Gramellini a provare uno dei loro caccia. E abbiamo le immagini, chiede la regia di andare con la foto. Ecco qui Massimo Gramellini immortalato ai comandi di un caccia come un Tom Cruise con l'alopecia, straordinario. Top Gram, se ne dice Top Gram. Top Gram, bellissimo. Premio Satira Forte dei Marmi a Massimo Gramellini. Oh, nel caso di Gramellini, però, sulla piazza, non questa piazza, ma la piazza antistante, diciamo, all'aereo, non c'erano dei bambini, ma delle vecchie! Nonne di quei bambini che sventolavano le tricolori fatti con l'uncinetto. A chi volesse sapere se Gramellini ha anche pilotato quell'aereo, ebbene sì, ma in retromarcia. E a tal proposito, vi saluto. Si inciampi anche lì, benissimo. Arrivederci. Voi